Non sono attualmente previsti investimenti in formazione e in ricerca e sviluppo, che per questa tipologia di azienda è assolutamente indispensabile. Io poi desidero sottolineare e richiamare la sua attenzione rispetto a quanto ThyssenKrupp disse ricomprando l'azienda. Aveva detto che si sarebbe data 2 anni e a seguito di questi 2 anni avrebbe fatto determinate azioni e a seguito di questi 2 anni l'avrebbe venduta. Ora, siccome sta procedendo sul piano esattamente come ha detto, noi chiediamo al governo di monitorare con attenzione anche questo aspetto, perché al termine del percorso c'era appunto la vendita. Perché la cosa importante, visto che rappresenta un tassello indispensabile per l'economia italiana, è che l'azienda, qualora decidesse la multinazionale di venderla, come è nel suo diritto, la venda nell'interesse comunque dell'economia italiana, dell'economia umbria, dei lavoratori umbri e quindi mantenendo la produzione e non per acquisire il marchio e poi smobilitarla. Grazie. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3, 1621 dei deputati Tancredi ed altri, concernente orientamenti del Governo in ordine a tempi e modalità di sviluppo della banda ultralarga. Il deputato Tancredi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole. Grazie signora Presidente, signora Ministro. È noto come l'accesso alla banda ultralarga e alla velocità di connessione, una connessione veloce in generale di ultima generazione, sia un fattore decisivo di crescita e competitività del Paese. Qualcuno ritiene che in questo Paese, soprattutto in alcune aree, non ci sia una domanda potenziale sufficiente, ma noi non pensiamo sia così. Infatti è un fatto ormai consolidato come tale settore, questo settore innovativo, sia guidato dall'offerta di infrastrutture capace in sé di anticipare la domanda. Abbiamo apprezzato molto il piano strategico sulla banda ultralarga del Governo presentato nel marzo scorso. Esso ha qualificato molto l'azione riformatrice di questo Governo. Ora, signora Ministro, c'è da passare dalle parole ai fatti e su questo viene la nostra interrogazione e la nostra preoccupazione. Noi siamo determinati anche a rafforzare l'azione del governo in questo senso, anche per consentire di superare eventuali resistenze che Grazie. impediscono lo sviluppo di tali investimenti. Grazie. La Ministra dello Sviluppo Economico Guidi ha facoltà di rispondere. Prego, Ministra. Si è Signora sentito un po' il Presidente, rumore del microfono. Per